Prima di, ecco, dare la parola al nostro prefetto per le conclusioni, abbiamo toccato l'assessore Cantone, anche l'assessore Finale, hanno toccato secondo me due temi fondamentali: la presenza delle regole, la certezza delle regole. Mi rivolgo soprattutto agli studenti più giovani: le regole non sono un optional, le regole servono e devono essere rispettate. Poi l'assessore Finale giustamente diceva: guardate che il bere irresponsabile non tocca soltanto i giovani, ma anche le fasce più grandi. Ecco, al prefetto affido le conclusioni di questo incontro. La ringrazio. Sì, l'assessore ha detto appunto che il problema non riguarda solo i giovani. In realtà io infatti cercherei di alzare un po' lo sguardo. Poi che volete, dei giovani si è sempre parlato male. Sapete che Platone diceva delle cose terribili dei giovani d'oggi, dei suoi tempi. La stessa cosa diceva Cicerone. Cicerone contestava addirittura il taglio dei capelli, erano capelloni e poi si comportavano male, non rispettavano gli anziani, non volevano sentire consigli. Questo non sta giustificando nessun giovane che faccia cretinate, sia chiaro. Questo non giustifica, però probabilmente il tema giovani e anziani è un tema sociologico che trascende da ciò di cui oggi stiamo parlando. A questo proposito mi scuso per essere potuto arrivare soltanto per le conclusioni e non per l'inizio come avrei voluto, ma avevamo in prefettura una riunione con i sindaci che si è prolungata parecchio perché si è parlato proprio di Movida, fra le altre cose. Però vedete, parlando di alcol, come parlando di giovani, si toccano con mano la delicatezza, anzi più che la delicatezza, la duplicità di certi temi. I giovani sono il futuro, i giovani sono meravigliosi e naturalmente dal punto di vista di noi anziani li vediamo un po' come degli alieni che fanno cose che noi non comprendiamo, che non amiamo, dal taglio dei capelli fino al non rispetto di quello che gli si dice o altro. Lo stesso vale per l'alcol. L'alcol ha fondato nella nostra società una civiltà millenaria. Cosa sarebbe la civiltà europea senza il vino? E quanta creatività c'è dietro il lavoro dei barman nel miscelare quello che noi chiamiamo infatti il bere miscelato, che produce continuamente nuove sperimentazioni, nuovi sapori, nuovi aromi. Non c'è dubbio, forse è la parte più creativa del lavoro di chi sta dietro il bancone, fra le tante cose creative che in realtà fa tutti i giorni. E però l'alcol naturalmente può essere anche causa, appunto con le challenge, oppure con altri usi, ma non sono solo i giovani d'oggi, io ricordo un discorso agghiacciante di un mio coetaneo quando ero ragazzo io, bevi prima uno sciottino, poi la birra e ti sei risolto la serata, non dimenticherò mai queste parole che mi sembravano terribili all'epoca e mi sembrano terribili ancora oggi. Perché risolvere in quel senso vuol dire non pensare più, vuol dire non avere più il problema di pensare. E quindi l'alcol può essere allo stesso tempo come dire, un oggetto, un cibo, un alimento, come si diceva prima, diceva Tommaso poco fa, Tommaso Palumbo, il questore, e così come era per i nostri nonni, può essere ancora di più, può essere quell'eccezionale volano di sviluppo economico e culturale della nostra sicilianità. Pensate ai passi enormi che ha fatto in avanti la cultura del vino in Sicilia negli ultimi 50 anni, partendo dal vino da taglio di ciò che facevano in Piemonte o in Friuli e arrivando invece ai vini che sono fra i migliori d'Europa e fra i più celebrati. Pensate a quando è nato il Nero d'Avola, sembra antico, ma in realtà quando ero ragazzino io non se ne parlava. Ecco, lo stesso discorso vale per la Movida. Poco fa mi facevano osservare i ragazzi del locale, lo Scaro, che è aperto in piazza Ravanusella, che quando loro chiudono alla sera, poi la piazza ripiomba in parte in quelle abitudini che una volta la connotavano, e cioè microcriminalità, spaccio. La luce accesa di un bar o anche di un'edicola o di un tabacchino spesso è un presidio, un faro di civiltà. In un certo senso, nella notte ci appare come un faro, come un posto sicuro. E quindi la Movida, se per Movida intendiamo la presenza del commercio, non si può definire una cosa negativa, è una cosa positiva. Anche al di là del fatto che poi la Movida, anche la più vivace, porta molti soldi, fa circolare denaro e quindi fa circolare anche impiego per tutti i livelli, dalla professionalità più elevata del barman al ragazzo che lavora nel bar e anche al lavapiatti che sta dietro le quinte, per così dire, no? Anzi, al lavabicchieri in questo caso.
E quindi sono temi complessi. La verità è che non esistono soluzioni semplici ai temi complessi. E allora cosa abbiamo fatto con il Comune? Innanzitutto abbiamo detto, non solo al Comune di Agrigento, ma lo stiamo dicendo a tutti i comuni, che ci vuole un regolamento. Perché un regolamento? Perché non si può andare avanti a ordinanze. Le ordinanze sono una cosa diversa. Vedete, l'ordinanza intanto è affidata alla sola persona del sindaco e invece il regolamento passa dal consiglio e quindi può essere occasione di un confronto. Anche sull'ordinanza si può fare il confronto, Confcommercio si confronta con un sindaco e si decide di modificare l'ordinanza, ma probabilmente se siamo in più a ragionarci in un tema così complesso possiamo portare tutte le istanze sul tavolo e vedere che cosa farne. Ora entriamo anche nel dettaglio, non voglio rimanere vago, ma diciamo innanzitutto cos'è un'ordinanza e cos'è un regolamento. L'ordinanza è un provvedimento che vale per una volta sola o per un periodo e deve avere a oggetto una situazione non ripetibile. Se domani il Comune di Agrigento porta, mi viene in mente l'esempio di Venezia di tanti anni fa, ma credo che ormai siano molto acciaccati, i Pink Floyd alla Valle dei Templi, ci vorrà una sonora ordinanza per regolare tutto il bailamme che ne deriverebbe. È chiaro, no? Immaginate, Pink Floyd alla Valle dei Templi ci vuole. E quindi un'ordinanza, perché una volta vanno. Ma se si tratta di disciplinare la vita notturna di San Leone, quella c'è tutti gli anni. Lo dicevo tempo fa al sindaco, che ora mi pare non sia più presente, non era di là, al sindaco di Real Monte. Loro ogni anno fanno la stessa ordinanza dove dicono che durante l'estate alla Scala dei Turchi non bisogna fare lavori edili, giustissimo, ma mettetelo nel regolamento. Non è che la Scala dei Turchi appare ad aprile e scompare a ottobre e magari quest'anno non appare. È sempre lì. E perché è importante quindi il regolamento? Perché è un momento di confronto. Allora apriamo questo confronto. Intanto il regolamento c'è ed era importante che ci fosse. E voglio dire una parola, spezzare una lancia a favore del Comune. È stato già molto difficile arrivare all'approvazione. Adesso che è approvato, noi italiani facciamo le cose un po' al contrario, possiamo cominciare a discutere. Perché se si fosse cominciato prima non si sarebbe chiuso. E secondo me va modificato, ve lo dico io, che insieme con loro l'ho scritto. Perché va modificato? Perché necessariamente abbiamo dovuto fissare degli orari molto grossolani. Arriviamo al merito di cui vi ho detto poco fa che volevo parlare. Entriamo nel merito. Possiamo noi indicare un orario unico per tutte le attività? No, non ha senso. Ci sarà una differenza a Taormina fra il piano bar al Mocambo e la discoteca di Recanati giù a Giardini? Ci sarà una differenza. Ci sarà differenza fra ascoltare o Pianoforte Notte di Di Giacomo o il neomelodico sotto casa alle 3 di notte a tutto volume? Possiamo definire tutte e due intrattenimento musicale e mettergli lo stesso orario o anche lo stesso limite di decibel? Quindi il passo avanti che speriamo di poter fare, che va fatto però insieme alla Confcommercio, quindi sono qui anche per preannunziare che chiederò a tutte le associazioni, non solo la Confcommercio, a tutte le associazioni di qualsiasi tipo, fra operatori della Movida, usiamo il termine più generale possibile, io chiederò un tavolo di confronto per cominciare a ragionare e discutere su darsi da soli dei limiti che sono nell'interesse stesso di chi opera nella cosiddetta Movida. Perché se da un lato la Movida, l'abbiamo detto prima, è un presidio territoriale, dall'altra parte alcuni eccessi danneggiano non soltanto l'ordine pubblico ma danneggiano gli stessi operatori, perché non è raro che una Movida incontrollata possa per esempio sfociare in maltrattamenti nei confronti del personale, quando qualcuno perde la bussola perché ha fatto eccesso di droga o di alcol, o che un eccesso di pressioni proprio fisica sul locale possa causare non un guadagno in più ma piuttosto un depauperamento, perché la gente per bene poi si allontana. Per esempio, forse dovremmo ragionare tutti insieme, noi autorità e voi operatori, ragionare tutti insieme su che tipo di clientela vogliamo attrarre. C'è un tipo di clientela che può fare comodo perché vendi bene, vendi veloce, vai sulla massa, però avrai sempre la concorrenza dell'ape, della moto ape abusiva che si piazza davanti e tempo che arrivano i carabinieri o la finanza se n'è andata. E siccome noi non possiamo presidiare l'intero territorio perché non abbiamo un operatore di polizia ogni abitante, per fortuna, sarebbe davvero uno stato infernale, uno stato di polizia, noi non viviamo sul controllo, la maggior parte delle regole che si rispettano nel nostro paese sono rispettate spontaneamente. Voi credete che la gente non ruba perché ci sono i carabinieri? Non è così.
perché i carabinieri sono circa 100.000, se ci organizziamo gli altri 59 milioni e 900.000 gliela facciamo sotto il naso, eh? Dico bene, signor Questore, i reati non vengono compiuti per lo più per spontanea adesione, e i carabinieri, la polizia, la Guardia di Finanza intervengono nelle fasi patologiche, che sono per fortuna appunto patologiche. Noi dobbiamo lavorare insieme per la spontanea adesione, dobbiamo convincere quei pochi di noi, di voi, che ancora credono che fare commercio sia attrarre la clientela meno e prendergli quei pochi soldi velocemente, dandogli prodotti scarsi, e poi ritrovarsi circondati da situazioni poco gestibili, ecco, convincerli che invece, non per forza lavorando sui prezzi, non è che per forza che è l'unico cliente che possiamo accontentare, il cliente di fascia alta, certo è il cliente migliore di solito perché spende di più e ti fa lavorare di meno. No, però anche l'offerta commerciale più di massa deve essere gestita con un certo garbo, con una certa, e soprattutto sapendo selezionare il cliente, che significa non mandare via quelli che, ma fare elevare gli altri, abituarli a un certo comportamento. Noi vi dobbiamo aiutare in questo, ma dobbiamo lavorarci insieme, dobbiamo modificare le cose in maniera tale da gestirle insieme, altrimenti non ne usciamo, altrimenti il comune per comodità continuerà a dire l'una, le due, le tre, mezzanotte, che è un po' come dare i numeri. E voi continuerete a chiudere qualsiasi tipo di locale o qualsiasi tipo di intrattenimento musicale a quell'ora lì, come se tutti fossero uguali. E quindi vedete, la soluzione è difficile. Io vi invito a ragionare anche sul tipo di musica, anche su quello, sui decibel per ciascun tipo, e probabilmente quello che vi chiederemo, ma è un'idea, ne parleremo, è di dotarci tutti di misuratori di decibel, che sono, che costano poco, per consentire, per evitare anche, no, non è una cosa che debba fare il comune, è una cosa che conviene fare a chi produce intrattenimento musicale, per evitare di discutere volta per volta con l'operatore della polizia o dei carabinieri o della polizia municipale, che venga a, come dire, ad interpretare quelle che sono le chiamate dei vicini, per esempio. Diamoci delle regole, che siano regole concordate, uguali per categoria, non per tutti, uguali per categoria, non per tutti, a seconda di dove si è, di dove è esposto il locale, della distanza con le case più vicine, e delle regole la cui applicazione riposi, si fondi sulla collaborazione spontanea, o in questo caso un po' spintanea, mi rendo conto, però cerchiamo di aiutarci gli uni con gli altri, va bene? Io vi ringrazio molto per l'attenzione e mi scuso ancora. Grazie, grazie al nostro prefetto, devo dire illuminante, che ha trovato la sintesi di tutto quello che ci siamo detti questa mattina, e siamo veramente alla conclusione. Grazie per essere stati con noi, grazie a tutti i nostri relatori, vi chiedo soltanto di rimanere un attimo qui per una foto di rito, grazie ancora e buon proseguimento di giornata. Facciamo una foto?